ci troviamo all'esterno dell'abside della chiesa di San Lorenzo a Varignana. Siamo seduti su dei grossi blocchi di selenite. Fanno parte delle fondazioni della prima chiesa dell'undicesimo secolo. Provengono dalle cave di gesso che andremo a vedere oggi. Le cave di gesso di Varignana si trovano sulla riva destra e sinistra della Val Quaderna, in località Podere Croce. Toponimi come Ca dei Gessaroli o Le Scaglie identificano chiaramente la zona di cava. L'area di estrazione oggi è stata ricoperta dalle frane del terreno e dalla folta vegetazione. Per osservare meglio queste bancate di selenite, scendiamo nell'alveo del torrente Quaderna. Il gesso che affiora qui non è altro che la continuazione della vena del gesso della Croara sopra San Lazzaro. Se in età medievale veniva principalmente estratto in blocchi da costruzione, in età moderna l'estrazione è servita per la produzione di calce a scopo edilizio. Come funzionava una cava ce lo ha raccontato tempo fa Vittore Pavanelli, l'ultimo cavatore di Varignana. L'inizio dell'estrazione risale al 1921. A quel tempo nella cava lavoravano 30 braccianti. La prima fase consisteva nel salire sulla parete alta 30-40 metri e con una grossa asta di ferro venivano praticati dei fori nella selenite, dove veniva inserita la dinamite che, fatta brillare, faceva crollare il masso a valle. Questo materiale veniva poi spaccato con delle grosse mazze per essere caricato sulle carriole. In seguito veniva buttato dentro a delle grosse buche. Sotto questa buca c'era un tunnel dove per 12-13 ore bruciava della legna che cuoceva la selenite a 200 gradi. Dopo due giorni di raffreddamento, la calce ottenuta veniva macinata, insaccata e avviata ai magazzini. Prima di concludere, visitiamo questo piccolo borgo di case ammassate le une alle altre. Si chiama I Casetti. Ai tempi delle cave, i braccianti che provenivano dalla pianura avevano costruito delle baracche di legno per potervi riposare la notte. Queste baracche sono poi diventate delle vere case in muratura.